Non ci sono sbarre, non ci sono differenze, non ci sono errori quando è insieme una famiglia. Il penitenziario di Castrovillari, in occasione dell'iniziativa nazionale Carceri Aperte, ha aderito al progetto di Bambini Senza Sbarre, che ha regalato 2 ore di normalità alle tante famiglie che non possono godere quotidianamente del rapporto genitori-figli. La partita con papà e la partita con la mamma è stata così rovesciata, facendo divertire in campo i figli dei soggetti detenuti e i ragazzi della SD Domenico Franco, una giornata di festa che ha visto anche la partecipazione delle associazioni Ampana e Croce Rossa, dove ogni pregiudizio cade e resta solo la gioia di stare insieme. Bambini Senza Sbarre da 19 anni si occupa della tutela dei diritti dei figli dei detenuti, anche attraverso una carta dei diritti dei figli dei detenuti firmata appunto con il Ministero di Giustizia, la Garante dell'Infanzia. E quindi oggi siamo qui riuniti perché per la campagna di sensibilizzazione a livello nazionale, con il progetto anche COPE, e per la prima volta partecipano le mamme. La partita con papà iniziò nel 2015, già altre volte sono state giocate partite qui a Castrovillari, però diciamo che è la prima edizione dove vede appunto le mamme giù in campo. È una bella cosa, anche perché è la prima volta che mia mamma mi vede giocare. E quindi quello di giocare la nazionale. Quando esco, finisce fra 7 mesi, aiuto, fa tutto per fare andare avanti, sono pronta. Non mi interessa cosa prende, voglio essere, che lui è diventato giocatore. La manifestazione infatti si chiama proprio Carceri Aperte, Bambini Senza Sbarre ed è un'iniziativa che è mirata proprio a far incontrare i figli dei detenuti con i loro genitori, ma la particolarità che abbiamo voluto fare quest'anno a Castrovillari, ed è un'iniziativa unica in tutta Italia, solo con Re Bibbia l'hanno fatto, abbiamo fatto incontrare anche le mamme e abbiamo invertito anche quella che è la categoria, diciamo, classica, cioè i detenuti che giocano tra loro, papà, detenuti che si fanno vedere dai figli o detenuti papà che giocano con altre squadre di adulti. Abbiamo voluto invece capovolgere la situazione e giocare proprio i loro figli con altri bambini di una scuola calcio di Castrovillari che è la SD di Domenico Franco. Ci sono i figli dei genitori ristretti con i figli, diciamo, della società civile. Quindi questo connubio, questo duplice obiettivo che ha il compito di farli conoscere, di farli crescere insieme e di abbattere proprio ogni barriera, ogni pregiudizio.